Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti nella Cappella Domina nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina, innanzitutto vorrei iniziare questa mia omelia ringraziando la Madonna per questo mese che abbiamo trascorso insieme, il mese di agosto dagli ultimi di luglio, approfittando in qualche modo della feria di Don Enrico. Abbiamo trasmesso lungo tutto il mese di agosto la messa qui in diretta da Radio Domina. Devo dire che è stata un'esperienza molto bella soprattutto per me, perché mi è sembrato come un ritiro spirituale quotidiano e anche, penso sia una grazia, penso Don Enrico sarà anche d'accordo con me, contento di riprendere da domani la messa quotidiana, una grazia poter trasmettere la messa attraverso Radio Domina. Si sente proprio questa comunione dei veri cattolici, del resto cattolico in unione con Papa Benedetto. E quindi ringrazio la Madonna e concludo questo ciclo di dirette con la testa tagliata, perché oggi è la decapitazione di San Giovanni Battista. Sono molte le cose che questa celebrazione ci ricorda. Vorrei anzitutto fare presente, poiché pochi lo sanno, compresi i romani, che a Roma si trova proprio il capo di San Giovanni Battista. Quando io studiavo a Roma andavo spesso, andavo lì a pregare nella chiesa di San Silvestro a Campomazio, piazza San Silvestro, non molto distante da Montecitorio, e ci sta proprio la chiesa di San Silvestro, e dentro questa chiesa, in una cappella laterale, si trova proprio il teschio di San Giovanni Battista. La festa di oggi ricorda proprio la traslazione che da Gerusalemme, dalla Terra Santa, fu operata nel teschio, perché tutte le reliquie più importanti, come potete immaginare, venivano portate per volontà del Papa a Roma. Quindi il teschio di San Giovanni Battista si trova a Roma. E allora noi potremmo oggi dire tante cose. Per esempio, la cosa più importante secondo me che potremmo dire attualizzandola: ma perché non se ne stava zitto Giovanni Battista? Sì, va bene, Erode aveva pubblicato Amoris Laetitia, ma perché doverlo fronteggiare apertamente? Che motivo c'è? Ma poi urlava, sbraitava. Ma che motivo c'è? Ma statene zitto. Ma fa come tutti gli altri, tutti i sommi sacerdoti non lo sapevano che Erode aveva la concubina? Glielo diceva? Ma no, ma non è il caso, poi che facciamo? Ci mettiamo contro l'autorità? L'obbedienza che fine fa? I sommi sacerdoti, i leviti, i dottori del Tempio che di lì a poco tormenteranno Gesù Cristo, dove sono di fronte all'empio concubinato di Erode? Che può stupire che uno dica, ma così tanto scandalizzava? Sì, scandalizzava molto che Erode avesse la moglie del fratello, perché era una cosa di dominio pubblico. Ma tutti tacevano. Allora il Battista invece alza la voce. Ma forse se ci avesse pensato meglio avrebbe potuto o tacere, rimanendosene tranquillamente nel suo ruolo di precursore. Non so quanto percepisse di stipendio, scusate, però mi fa dolore per quello che adesso sto per dirvi. E pregate per me, perché io non avrò di mai a questo cinismo che talora questo mondo ecclesiale così insipido merita. Non so quanto percepisse di stipendio Giovanni Battista e quante case canoniche avesse. Forse stava per diventare, non lo so, vescovo, o faceva parte del collegio cardinalizio, oppure del consiglio presbiterale, ma mai mettersi contro l'autorità. Anzi, qui ci poteva pure scappare, che si andava a sedere a mangiare con Erode ed Erodiade. E adesso vi dico perché sono così addolorato. Ieri, non l'avesse mai fatto, qualcuno mi ha passato le immagini, io non credevo ai miei occhi, somma le notte ho trascorsa io, che sembro così forte, invece sono molto sensibile, nel vedere le immagini di quel cardinale di Bologna, uno dei fiori all'occhietto di Bergoglio, tant'è che l'ha fatto cardinale, sto parlando di Matteo Zuppi, no? Difensore degli LGBT, no?
propositore del concubinaggio per ricevere la comunione con Amoris Laetitia. È uno dei proprio, non so come dire, falangieri, si dice falangieri, non so se si dice, è una falange avanzata del pensiero, sta più avanti di Bergoglio, alleato del PD, quello che ha organizzato la cena o il pranzo a San Petronio con i musulmani dentro la, dentro la chiesa, dentro la basilica. Non credevo ai miei occhi, ieri invitato a Gricigliano. Non so chi di voi pensa che cos'è il Gricigliano, non ne ho mai parlato per rispetto di questa realtà, è un seminario tradizionalista dove celebrano tutto il latino, secondo il vecchio sordo, va bene? Stanno tutti a imparare, va bene? Non studiano von Balthasar perché lo ritengono eretico e nel frattempo si seggono a tavola con Zuppi, figlioli cari. Questo è il danno vero che sta oggi facendo affondare la barca di Pietro. Tradizionalisti traditori per un piatto di lenticchie che può essere il seminario, il canonicato, la diocesi, la congregazione, Radio Maria. E a me ha colpito il priore generale Monsignor Bacche che si china a baciare la mano del vescovo, del cardinale Zuppi, che peraltro uno si domanda, ma come mai Bergoglio non lo sgrida? Ma che sgridarlo? Gliel'ha mandato lui lì, perché quelli celebrano in unione con Papa Francesco e dunque Carallucci e Cotechino, Giovanni Battista. Ma chi l'ha fatto? Dico la loro. Ma perché non te ne stavi zitto? Ma che te frega che Erode, cioè, ma vedi che Erode è persino di stima? Perché urli? Non vedi che sei rimasto solo? Mentre tu marcisci nelle scomuniche sopra i tradizionalisti e i bergogliani, ormai aprono spumanti insieme, e questo, se ce ne fosse bisogno, lo dico con enorme dolore, è segno che avevo ragione io quando vi ho detto già da un po' di tempo che ci sono accordi segreti. Quello di ieri è un segnale, perché Zuppi va qualche giorno dopo, se non addirittura il giorno dopo, di Burke. Ora che Burke e Zuppi possano trovarsi tutti e due in una stessa realtà dimostra quello che vi sto dicendo: o si sono mangiata l'anima e la coscienza, o c'è un accordo segreto, l'accordo segreto tra cardinali che coinvolgono tutte queste realtà, e il diktat è di non parlare male del Papa e di non parlare male di Bergoglio, e quello di sedersi tutti a un tavolo in attesa che venga il nuovo Papa. Ora io dico, Giovanni Battista è a marcire nel carcere e sopra si corrono i Carallucci e Cotechino e aprono gli spumanti. Chi gliel'ha fatto fare di là? Non perché poi glielo dicevano, ma tu sbraiti, ma tu gridi, sei scomunicato, sei fuori dalla Chiesa, sei disobbediente. Ma vedete, cari figlioli, una verità suprema. Grazie a Dio, e non solo nella storia della Chiesa, ma anche nella storia umana, ci sono uomini secondo coscienza che fanno la differenza. Ci sono uomini secondo coscienza che fanno la differenza. Tra qualche giorno si ricorderà l'omicidio, l'assassinio di Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale dalla Chiesa. È un uomo imponente, statuario quasi, no? Generale, che fu mandato a Palermo per combattere la mafia e che dovette assistere con suo enorme stupore al fatto che quei che dovevano essere i collaboratori erano i primi traditori. E lui piano piano voltava le spalle, scusate se mi trema la voce, ma la storia si ripete, e quelli che lui doveva ritenere come collaboratori nella lotta alla mafia andava scoprendo di volta in volta che erano pressoché tutti collusi, e lui rimaneva sempre più solo e glielo facevano capire, per cui lui tornava a casa tornava un po' triste. E si racconta che qualche giorno prima di essere crivellato dalla mafia insieme alla moglie, alla compagna, Emanuela Setti Carraro, mi pare che si chiamasse, darsi che mi ricordi male, si racconta che gli chiese: generale, ma lei non ha paura di essere ucciso perché ormai era nell'aria? E il generale risponde: sì, certo,
E perché va avanti? Perché non chiede un trasferimento? Perché non la smette di combattere da solo? Sapete cosa ha risposto quell'uomo lì? E guarderà in faccia quelli che mangiano a destra e a manca con i traditori del Vangelo. Sapete cosa ha risposto? Ha detto così: perché quando io la sera torno a casa, voglio guardare i miei figli a testa alta. Ed era un uomo di Stato, uno statista, non era un mistico, non era un santo. Ci sono questi uomini di coscienza. Gandhi sentì che l'avrebbero ucciso qualche giorno prima di essere ucciso, forse addirittura il giorno prima, scrisse una lettera al suo uccisore. Sapevate? Il giorno, qualche giorno prima, o se non addirittura il giorno prima, scrisse, poiché lo sentiva, sentiva Gandhi che stava per essere fatto fuori, e scrive, si mette da solo in una stanza, sta tutto il giorno da solo, e alla fine scrive una lettera al suo uccisore. Ci sono questi uomini di coscienza, meno male che ci sono, ma dentro la Chiesa, in un contesto come questo tragico, nel quale c'è uno che è usurpatore chiarissimamente del trono di Pietro, e che se anche fosse il Papa, comunque è plurieretico, apostata e idolatra, dove sono gli uomini di coscienza? Non ce n'è neppure uno. Non ce n'è neppure uno. Non ce n'è neppure uno. Che cosa veramente accade dentro la Chiesa? Questi patteggiamenti clamorosi di un Burke che sta in allegra compagnia con Zuppi. Non è possibile che possano stare in allegra compagnia. Tra l'altro, a Monsignor Bach sfugge quello che insegna, mi stupisco di quello, la teologia, la Chiesa, che chi sta con gli eretici palesemente tali commette il loro stesso peccato. Chi gliel'ha fatto fare a Giovanni Battista? Chi lo fa fare a me? La coscienza. Il fatto che sai che rischi, che sai che ti faranno soffrire, forse ti potranno anche uccidere, ma la coscienza sopravvive e vince. La coscienza vince. Oggi noi leggiamo la pagina dell'uccisione di Giovanni Battista perché non taceva. E trovo che questo sia ancora più emblematico, perché dall'altra parte c'è il peccato di adulterio, che è vergogno, senza dirlo chiaramente, poiché è luciferino nel suo modo di agire, con amoris laetitia, assolutamente, tanto che ormai dovunque si muore. Mi ricordo qualche settimana fa una persona del mio stabile mi diceva, conoscendomi, contento, soddisfatto: lo sa padre, il parroco di Cinisi ci ha dato la comunione a me e alla mia compagna. Soddisfatto, soddisfatto, perché c'è amoris laetitia. E attenzione, stupisce l'odio di Erodiade per Giovanni Battista. Perché lo odia così tanto? Perché queste voci profetiche scuotono le coscienze. Se mi posso permettere, visto che oggi è, visto che è l'ultimo giorno di queste dirette, mi domando una volta, speriamo che lui non senta, così non si orgoglisce, anche se uno si dovrebbe domandare, ma perché si deve orgogliare? Ma speriamo che non senta, ma se non ci fosse stato Don Minutella, oggi non avremmo neanche una voce che dice come stanno le cose, e cioè che il Papa è Benedetto XVI, che l'altro per questioni di opportunismo politico, culturale, economico, sociale e financo ecclesiastico, tutti taci. E tu vedi Zuppi, il cardinale diamante del pensiero eretico bergogliano, seduto a Grigigliano a mangiare allegramente con i più efferati, starei per dire tradizionalisti. Dunque, Monsignor Bach adesso dovrà dare la comunione ai torcetti di sposati. Dunque, Monsignor Bach deve piazzare adesso Pacciamama in Vaticano, a Grigigliano, e deve offrire il pranzo nella chiesa di Grigigliano ai musulmani. Oppure deve star zitto. Deve star zitto. Guardate, ve lo dice un uomo e un prete che vive di coscienza. Quando tu patteggi,
La condanna peggiore che ti può capitare è che poi devi star zitto. Non c'è pena peggiore che Dio possa attribuire a questi codardi, vigliacchi, traditori della verità. Pena peggiore non esiste. Patteggi perché non vuoi essere preso di mira, perché non vuoi la scomunica, perché non vuoi il commissariamento come è successo ad altre realtà, perché non vuoi essere comunicato come Domino Nutella. Il prezzo da pagare è altissimo, e dica c'è. D'ora in poi il bergoglio potrà far continuare a fare tutto quello che vuole. Gricigliano deve star zitto, i preti dell'istituto Cristo sono sacerdote, devono star zitti, perché il patto è concluso. Forse, chissà, se il Battista fosse salito e avesse detto a Erodide: portemelo pario de cavallette e mangio più. No? Ma guarda che tu sei il profeta. Vabbè, dai, il profeta, saliamoci la pelle. Ma che non ti importa più che io sono una concubina? Vabbè, dai, dobbiamo fare un po' di discernimento, accompagnamento pastorale e amoris Letizia. Forse andava diversamente per il Battista, si salvava la pelle, l'onore, perché poi quello che Bergoglio è in grado di fare, veramente qui mosso da Satana, è che i nemici, che lui esulta che ce ne abbia ormai pochi, no, nel senso che sa che sono tanti contro di lui, ma li ha ammanziti tutti, li ha ipnotizzati tutti, quei pochi nemici come Dominutella, lui satanicamente li distrugge sul piano morale, non vuole vederli a terra in una pozza di sangue che viene la polizia, i carabinieri, è morto Don Minutella in un incidente stradale, oppure un pazzo inaspettatamente lo ha accoltellato. Non vogliono questo, a loro interessa distruggerti moralmente. Voi andate in giro solo per un paio di voi, ci sono i discepoli che vanno a raccogliere il corpo del Battista, ma sono pochi. Per la stragrande maggioranza della gente Don Minutella è quello fuori dalla chiesa. Mi ha colpito che qualche giorno fa, siccome Biagio e Giovanni sono ancora fuori, il rosario delle 19 lo prego io, e una tale intervenuta, non era mai entrata su Radio Domina, è stupita, dice: ma voi seguite il rosario pregato da uno scomunicato? L'uccisione morale è questo odio che Erodiade ha, figlio di cane, è odio che viene direttamente da Satana. Questa gente che oggi sta in Vaticano capeggiata da Bergoglio ha odio verso chi dice la verità, perché vivono in una struttura totale di menzogna. Giovanni Battista paga con la vita un prezzo altissimo per avere gridato: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. E la Chiesa ha sempre proclamato questa somma verità: il matrimonio è indissolubile, se diventa un inferno è responsabilità reciproca, si può sempre provare a perdonarsi, a ricominciare, ma il matrimonio ha un valore indissolubile, e se proprio poi ci si lascia non è consentito unirsi carnalmente a un altro uomo e a un'altra donna. Se lo si fa non ci si può accostare all'Eucaristia, perché si vive in una condizione oggettiva di disordine morale. Questo ha insegnato la Chiesa, e Bergoglio invece, con Amoris Laetitia, noi lo diciamo da tanti anni, che quella esortazione apostolica è, diciamo così, lo sbattiacque, direi che è il documento con cui è nata ufficialmente la falsa Chiesa. E Bergoglio invece non dice no, non dice sì, e lascia che tutto venga rimesso in discussione. L'unico caso in cui un uomo e una donna divorziati, risposati, possono accostarsi all'Eucaristia è quando vivono da fratello e sorella, cioè in castità. Se sono nella castità, e allora stando insieme per amore si fanno forza l'uno all'altra, e anche questo è un aspetto meraviglioso che la Chiesa propone, no? Non so se siete d'accordo, io ne conosco coppie che vivono così, o che sono divorziati e sposati, o che non sono neanche divorziati e sposati, ma che non sono sposati in chiesa, eppure spesso hanno lunghe
stagioni di frequenza reciproca, lei va a casa sua, lui va a casa sua, e mi domandano: padre, è peccato? Io sempre domando: vi unite carnalmente? Se vi unite carnalmente siete in peccato. No padre, abbiamo ragione, ne conosco diverse di queste coppie, e non anziani. Abbiamo raggiunto un accordo reciproco perché sia lui che io teniamo alla comunione e quindi non ci sfioriamo con un dito. Quindi non è vero, come fa credere Bergoglio, che questo non è possibile. La grazia di Dio è più forte della nostra inclinazione al male. Bergoglio ha fatto passare l'idea che no, non è possibile. E che perciò, siccome non è possibile, e allora che fa? Li priviamo della comunione? Facciano la comunione. E fanno comunione sacrilega. Comunione sacrilega. Chiunque sia la responsabilità. Perché il matrimonio è un vincolo. Attenzione, Erodiade col fratello Filippo, il fratello di Erode, non erano sposati in chiesa. A maggior ragione, oggi c'è questo sacramento del matrimonio che è sacro, sacro. Una volta una donna andò a trovare padre Pio, il marito la picchiava e non l'amava, la trattava malissimo, e andò da padre Pio e disse: padre, ti prego, autorizzami a lasciarlo. Sapete cosa gli disse padre Pio? Abbraccia questa croce, io ti aiuterò perché lui non ti picchi più, ma tu abbraccia questa croce perché hai da portarlo in cielo. Quante storie ho conosciuto di donne che a un certo punto che fanno? Si arroccano e trattano il marito come se fosse... No, la donna anche in questo è chiamata forse più dell'uomo a pazientare, a soffrire con amore, perché come la vita sacerdotale è un cammino crocifiggente, un calvario, anche il matrimonio lo è. Figli cari, voi sposati e io prete, tutti insieme dobbiamo andare in paradiso, ma per andare in paradiso dobbiamo passare dalla croce. E il matrimonio, la vita di coppia è una croce. Quando si alza la voce, si urla, si litiga e si arriva a quella esasperazione estrema, entrambi hanno la responsabilità, entrambi, perché si può sempre dire una parola in meno, si può sempre decidere di superare con un sorriso, con un sorriso. So, mi posso permettere, io ricordo mio padre Furbacchione, mi pare, guardate, io gli farò una statua più piccola a casa di lui. Mi ricordo che quando litigava con mia madre, però poi faceva il furbo, la metteva KO, la metteva con le spalle a lui, perché portava a casa il croce poniamo che piaceva a mia madre. E mia madre mi diceva: non lo voglio, non lo voglio, non lo voglio, poi io col sorridere, e dire: vabbè, per questa volta facciamo pace. Bisogna dirsi incontro. È Satana che vuole la divisione delle coppie, è Satana che vuole dividere marito dalla moglie, così come lavora perché i sacerdoti, lo vedete, no? Entrino in crisi, siano insoddisfatti, si secolarizzino, siano stufi della vita sacerdotale. Chi è che fa questo? Questa disaffezione al sacerdozio dopo il Concilio Vaticano II, chi l'ha procurata? Il diavolo. E così anche questa crisi dell'istituzione matrimoniale è opera di Satana, è opera di Satana. E non è che poniamo, siccome adesso c'è il divorzio breve e tutti divorziano, perciò la Chiesa si omologa. Giovanni Battista perde la vita perché è uomo di coscienza. Ecco, miei cari, noi non ci siederemo mai al tavolo di questi tradizionalisti traditori che, sparsi a partire da Burke, stanno compiendo un danno irreparabile nella vita della Chiesa. Parimenti non ci siederemo mai al tavolo dei progressisti bergogliani che in realtà, prima di scomunicarli due volte, ci hanno provato in tutti i modi a corteggiarli. Era stato offerto anche l'insediamento. Qualcuno c'è pure caduto. Noi non ci siederemo mai a queste mense del tradimento, dell'errore, della menzogna, mai, mai, mai. Ce ne staremo nelle carceri sotterranee, dell'isolamento, dell'emarginazione, delle umiliazioni sociali, del boicottaggio mediatico, lì, noi staremo lì, non saliremo mai sopra a sederci alla mensa né degli apostati
eretici e idolatri, né dei vigliacchi traditori, insieme stanno distruggendo l'edificio cattolico. Ma la Madonna ha promesso il trionfo del suo cuore immacolato e noi siamo qui a combattere nonostante tutto. Vi ringrazio, miei cari figlioli, per questo mese trascorso insieme. Da domani riprende Don Enrico la messa, io riprenderò i libri invece ordinari delle catechesi e degli altri momenti di preghiera, e chiediamo tutti insieme noi, il piccolo resto cattolico, chissà il Papa Benedetto se viene a sapere di questi pranzi, di queste cene. Speriamo di no, povero Sant'Uomo, perché se lo dovesse venire a sapere potete immaginare quale dolore potrà provare. Speriamo che non lo sappia. Noi, piccolo resto cattolico, in unione con Papa Benedetto, ce ne rimaniamo nelle carceri e non accetteremo mai di consumare pasti apostati e traditori in comunione con coloro che stanno distruggendo lo spirito cattolico. Che San Giovanni Battista dal cielo interceda per voi, interceda per me, interceda per tutti. Laudetur Iesus Christus.